sul centro del vostro addome e andare a effettuare un incrocio posteriore. A quel punto, scambiando i due lembi e portandoli di nuovo davanti, ciao, sono il maestro Leonardo di karateka.it e oggi siamo insieme in questo video per vedere quattro modi diversi di legare la tua cintura di karate. Vediamo insieme la prima modalità per legare la cintura. Questo generalmente viene insegnato ai principianti e soprattutto ai bambini, perché è uno dei modi più semplici per legare la cintura. Si tratta di portare i due lembi terminali della cintura al pari, così da essere sicuri di trovare esattamente il centro della cintura. Quindi sono sicuro di aver diviso in due la cintura e aver trovato la mezzeria. Questa mezzeria mi servirà per poterla apporre al centro dell'addome e effettuare il primo giro che andrà a scambiare e a incrociare posteriormente i due lembi della cintura. Quindi nella parte della schiena avremo i due lembi incrociati. Una volta che ho fatto questa operazione, ritroverò di nuovo i lembi anteriormente e andrò a stringere in maniera tale da essere sicura di avere la cintura aderente all'addome. A questo punto andremo a effettuare il primo nodo e quindi andrò a portare la parte della mia destra, diciamo, a porla sopra l'altro nodo al centro dell'addome e il lembo di sinistra andrò a farlo passare sotto a entrambi i giri e questo sarà il primo nodo che vado a effettuare. È importante che in questo caso sia ben aderente e che sia entrambi diciamo, i giri della cintura siano all'interno del nodo. Questo è l'errore che vediamo più comunemente, è quello di non mettere la cintura correttamente legata su tutti e due i lembi e quindi di avere una cintura scomposta che non è tenuta ben fissa dal nodo. Il secondo giro che andrò a effettuare si tratta sempre di far passare il nodo che va verso sinistra e quindi andrò a incrociare i lembi nuovamente, andrò a pescare la cintura e portarla all'interno del nodo per effettuare il nodo finale. Il nodo finale che dovrà vedere i due lembi più o meno della stessa lunghezza e che escono a destra e a sinistra del nodo. Questo è importante. Quando il nodo invece esce verticalmente, uno in alto, uno in basso, vuol dire che non è ben effettuato. Poi vediamo la seconda modalità per legare la cintura. Sinceramente è quella che preferisco. In questo caso non dovrò porre il centro della cintura sull'addome, ma dovrò scegliere uno dei due lati. Considerate che il lato che andremo a porre da sinistra verso destra, sulla parte posteriore della schiena, sarà quello che poi risulterà a sinistra. Quindi in questo caso il mio nome, scritto in katakana, in giapponese, lo andrò a porre sull'addome e lo farò passare, rivolto verso la schiena, posteriormente. In questo modo sono sicuro che verrà poi nel verso giusto una volta finito il nodo. Vado a effettuare il primo giro attorno alla vita e poi di nuovo un ulteriore giro fino a ritrovarmi il lembo che esce di destra verso sinistra sull'addome, lo andrò ad appoggiare sui due giri della cintura e a questo punto andrò a estrarre, tirandolo da sotto, il lembo che avevo messo per primo, trovandomi nella posizione di due giri attorno alla vita, ma stavolta senza nessun incrocio e quindi sono sicuro che la cintura non avrà dietro questo antiestetico, ma anche scomodo intreccio che quando vado ad appoggiare la schiena a terra o vado ad effettuare una caduta a terra, dà fastidio alla schiena. Quindi in questo modo ho la cintura messa correttamente e vado a proseguire con il mio nodo. Il lembo che esce, diciamo, sotto, più vicino all'addome, lo vado a prendere e lo andrò a infilare, dal basso verso l'alto, prendendo entrambi i giri, e questo è importante come abbiamo visto anche prima, in modo tale da serrare e bloccare i giri fra di loro della cintura, e otterrò due lembi che non necessariamente devono avere la stessa lunghezza, perché andremo a vedere che uno dei due adesso farà un pochino più di strada e quindi è importante che non siano uguali per poter essere uguali poi invece una volta terminato il secondo nodo. Vado a prendere il lembo di sinistra che andrà a passare sopra al lembo di destra e entrando da sotto andrà a finire il secondo nodo. Adesso, una volta che ho portato la cintura in posizione, andrò a tirare due lembi verso l'esterno che finiranno la loro posizione, diciamo uscendo sui due lati, e quindi avrò in questo modo la cintura che esce correttamente sui due lati.
le scritte le troverò disposte nella posizione che volevo e quindi a destra avrò quella con il marchio della cintura e in questo caso con il motto che io ho riportato all'interno della mia cintura e sul lato sinistro avrò il nome. Se come in questo caso la cintura non è esattamente lunga correttamente, sfilerò, allenterò leggermente la cintura e facendola ruotare andrò a trovare la misura che mi interessa. Nella terza modalità per legare la cintura abbiamo più o meno lo stesso sistema che abbiamo visto precedentemente, quindi a voi la scelta se effettuare il giro partendo dal centro della cintura oppure, come io preferisco, partendo da uno dei due lembi. Andiamo a effettuare i due giri e ci ritroviamo nella classica posizione prima del primo nodo. Quindi siamo in questa posizione, troviamo il centro della cintura e andiamo a passare il primo lembo all'interno e quindi andremo a trovare, in questo caso passo con il lembo destro che va a uscire verso sinistra. Prima di effettuare il nodo, come abbiamo visto il secondo nodo, farò allentando il lembo che ho in mano, quindi il lembo di sinistra, allentando leggermente andrò a infilare la cintura prima con il capo all'interno fra i due passaggi di cintura verso destra e poi andrò a effettuare con l'altro lembo il nodo di chiusura. Quindi in questo caso andrò a trovare la posizione del nodo e di nuovo sarò con la cintura ben legata in vita. La quarta modalità per legarsi la cintura è una variante della terza modalità e quindi possiamo arrivare, come abbiamo visto, in più modi alla parte del nodo. Quindi io replico il sistema con il passaggio partendo dal lembo posteriore e due giri completi. Una volta che siamo arrivati all'incrocio e quindi i due lembi davanti per il primo nodo, andrò a effettuare il primo passaggio prendendo la cintura di destra e quindi quella che è sopra tutti i due giri e andrò a effettuare il primo nodo semplice. A questo punto mi trovo sulla variante. Prenderò il lembo di sinistra, che è diciamo quello che riporta il marchio della cintura, lo andrò a passare all'interno dei due passaggi come abbiamo visto nelle modalità 3, però adesso farò lo stesso anche con l'altro lembo che va a inserirsi per primo nell'asola che si è venuta a creare e poi lo andrò a passare tra i due giri che ho al fianco, diciamo, e quindi andrà a incastrarsi nel mezzo. Andrò a stringere la cintura e quindi in questo modo avrò la cintura con entrambi i lembi che escono non davanti sul nodo, ma che andranno a uscire in mezzo ai due giri e quindi sarà molto più schiacciata, molto più vicina all'addome e molto difficile che questo tipo di nodo vada a sciogliersi. Grazie per aver visto questo video, mi raccomando, continua a seguirci, iscriviti al canale e attiva la campanellina per vedere altri video come questo.